Salve, care amiche ed amici, qui il vostro Sant'Enchan che vi parla ancora una volta da fuori casa. Sono stato tutto il giorno fuori casa e spero che voi tutti stiate bene. Non ho ancora avuto l'opportunità di preparare un video, lo farò al più presto, così rispondo a Trevisan delle cose che mi sono organizzato di scrivere, cioè che ho scritto per poterle poi raccontare, diciamo, per fare delle domande. Qui oggi è una giornata di sole intenso, faranno forse 26 gradi, il giorno è iniziato che prometteva male. Beh, che dire, ci sono molti argomenti dei quali vorrei parlarvi e cercherò di organizzarmi meglio. Prendo 5 minuti di pausa. Noto che la politica italiana è cambiata poco o niente e che gli interrogativi che abbiamo su come uscire dalla crisi continuino sempre a essere gli stessi, gravi interrogativi di sempre. E quindi non so che battute fare sulla politica, perché la politica mi supera, non la capisco per niente. Ormai non ci sono ideologie ma solo schieramenti di convenienza. Poi mi interesserebbe commentare le opere di Howard Philip Lovecraft, che sono molto interessanti. E in più anche la vita di Edward Alexander Crowley, che in ripudio al padre si fece chiamare Aleister, con l'accezione gaelica del suo nome Alexander. Poi la gente quando passa per la strada mi guarda come se fossi pazzo. Non sanno che io ho il canale di YouTube Sant'Enchan, per quei pochi che mi guardano. Comunque, come dire, forse adesso rientro a casa e progetto di fare qualcosa. Mi raccomando, tenetevi in contatto. Questo lo domando a Trevisan, lui che sa tutto. Jung spiegava ogni cosa sociale in termini di archetipi, condotte individuali, culture collettive, comportamenti. Allora, in che termini archetipici Jung avrebbe spiegato la crisi politica italiana? Quali sono gli archetipi della nostra crisi? Gli stereotipi, i dagherotipi, i cliché, ma soprattutto gli stereotipi e gli archetipi della crisi attuale italiana ed europea, e soprattutto gli archetipi della crisi culturale europea. Quali sono? Io lo domando a te perché ti seguo sempre e che sei molto intelligente e sai trovare delle risposte a tutto, e spero che tu possa trovare delle risposte a queste cose. Quali sono gli archetipi che si occultano dietro l'attuale crisi italiana, politica, sociale ed economica? Intanto qua tutto il mondo mi guarda come se fossi pazzo. Arrivederci, Sarà possibile uscire dall'attuale crisi italiana? E se sì, chi ci porterà fuori? Chi ci caccerà fuori da questa crisi? Vi prego, se avete delle risposte, mettete dei commentari a questo video. Se non avete, lo stesso, votate, commentate ed iscrivetevi al canale. Io vorrei sapere come riusciremo a uscire dalla crisi che attanaglia il nostro bel paese. Grazie per seguirmi, il vostro Sant'Enchan, passo e chiudo.